era integrato, nel senso che erano 15 anni che lavorava in azienda. Invece il fratello era appena arrivato, parlava un po' a stento l'italiano, era qui da un annetto con noi, da quando è arrivato a lavorare in azienda. L'unica cosa che posso dire che è successa, infatti, è che quando è scappata l'anno scorso, Saman, l'anno scorso è scappata a maggio-giugno, ecco, in quell'occasione ci siamo accorti proprio che il papà era disperato, non veniva più al lavoro, aveva perso la testa, e forse lì c'era da capire che erano più integralisti di quanto non facessero vedere, perché facevano molti moderni tra di loro. La versione opposta è quella che avete più volte sentito in questa trasmissione, di questo amico che invece dice: guardate che il padre era un violento, era lui che teneva le redini di tutto quanto. Difficile capire in questa fase a chi credere, Riccardo Bocca, è complicato. Ma certo, è comunque complicato, però è essenziale, perché noi all'interno di questa storia, al di là dell'aspetto giudiziario in senso stretto, che sarà fondamentale, dobbiamo anche capire quali sono le dinamiche interne per riconoscere quali sono le responsabilità di chi. Noi in quell'immagine abbiamo visto proprio l'immagine di una complicità tra marito e moglie. Allora, il ruolo della donna, che sappiamo comunque in quella situazione e in quel tipo di contesto essere sottomesso di fatto, è molto importante che si rilevi come si è comportato in questa situazione. E voglio aggiungere, rivolgendomi all'avvocato, lei ha perfettamente ragione, è un caso politico, ma come sempre nel momento in cui ci troviamo, in cui non siamo stati in grado di fermare i responsabili, li abbiamo lasciati scappare sotto i nostri occhi, e ci troviamo costretti a doverci rivolgere altrove, abbiamo da seguire un protocollo, e questo lo fa la politica. È questo che va fatto. Ora, è evidente che le versioni sono tante, ma una è la verità conclamata, che sarà ancora più evidente alla fine, che il contesto familiare è stato coeso nell'accettare questa decisione e dell'omicidio. Ma lo è tuttora, e su questo non si discute. Lo è tuttora, certo. Perché prima di sentire gli altri ospiti, Riccardo, scusami, certo, ti fermo, perché lo è tuttora l'unico, e a questo punto ci permettiamo, visto che le sue dichiarazioni sono state più volte prese e rilanciate, dirlo anche noi, l'unico che, diciamo, parla e dice cose è il fratello di Saman. Sentiamolo. Sei preoccupato delle sorti di Saman? Non si è trovato niente? Sono molto preoccupato. Si dice che il corpo sia finito nelle acque del Po vicino a Guastalla. Perché secondo te si dice questo? Perché Irfan e F***ar hanno dato un consiglio anche ai genitori di Saman e allo zio. Facciamola a piccoli pezzi e portiamola al fiume di Guastalla. Ah, sono stati i cugini a dare questo consiglio? Sì, Irfan e F***ar hanno detto tantissimo ai genitori di Saman. Anche a Danish, quello che è scappato, di fare questa cosa. E tu come fai a sapere questo? Io lo so, loro mi hanno mandato fuori dalla camera, e ho sentito. E che altro hai sentito in questa conversazione? Il Far l'ha picchiata Saman tante volte. Anche Far una volta le ha dato una sberla. Perché la picchiava? La picchiava perché non si comporta bene e perché scappa. Lui non è tra gli indagati. Lo so, quello che sapevo l'ho detto anche ai carabinieri e ai giornalisti. Adesso non voglio neanche parlare. Il fidanzato di Saman ha detto che il papà è una persona violenta e che aveva anche ucciso delle persone. Ti risulta? Non ha ucciso nessuno, però quando beveva era una persona molto violenta. Però non ha ucciso nessuno fino adesso, questa è una bugia. Adesso cosa pensi che succederà? Non lo so, io prego che la ritrovano, sto aiutando anche io. E come li stai aiutando? Parlando con i carabinieri, gli dico qualsiasi cosa. Se ho novità, le dico ai carabinieri. Ma tu quella sera hai visto Danish? La sera della scomparsa? Sì, l'ho visto.